Sapevi che la mano è una delle parti più importanti del cervello? Questo che vedi raffigurato è l'omunculus corticale. È un'immagine dove le varie parti del corpo hanno una dimensione proporzionale alla superficie che occupano sulla corteccia cerebrale. Più una parte è grande, più il cervello usi per usarla. Come puoi vedere, la mano è la parte più grande, la più rappresentata sulla corteccia. L'abilità manuale e l'alto grado di precisione nell'uso delle mani ci contraddistingue dagli altri animali, tanto che alcuni studiosi hanno ipotizzato che la nostra intelligenza e l'uso delle mani si siano evoluti insieme. Talmente sono importanti le mani che il solo osservare i gesti delle mani di qualcuno mentre parla ti fa stare più attento e può addirittura indurre un leggero stato di trance. Uno studio abbastanza recente ha dimostrato che la regione della corteccia motoria che si pensava essere riservata all'uso della mano ha in realtà connessioni con tutto il resto del corpo. Questa è un'altra indicazione che la mano è un organo fondamentale e che non serve solo ad afferrare gli oggetti. Anzi, in un certo senso si può persino dire che l'essere umano pensa anche con le mani. Il cervello è plastico, cioè le sue diverse aree possono aumentare o ridursi funzionalmente, cioè come importanza, a seconda dell'uso che si fa della parte che vi è collegata. Nei calciatori, ad esempio, siccome nel calcio non si possono usare le mani, la corteccia cerebrale riservata all'uso dei piedi è più sviluppata rispetto alle altre persone e quindi il loro homunculus ha i piedi più grandi. E nelle persone che hanno, ad esempio, perso la vista a causa di un incidente, è stato rilevato che l'udito e gli altri sensi rimasti vanno progressivamente a usare la corteccia visiva, cioè il cervello riutilizza la corteccia visiva per gli altri sensi. Problem solving è il nome generico che si dà a qualunque attività tesa a risolvere problemi. In ogni situazione dove ci sia un problema da risolvere, si possono applicare sia principi molto generali che metodi molto specifici. Uno di questi metodi è usare le mani. Risolvere problemi vuol dire usare il cervello. E siccome abbiamo visto che mani e cervello sono intimamente legati, ne consegue che se devi risolvere problemi, usare le mani in certi casi può essere un ottimo modo. I gesti delle mani possono far sorgere immagini mentali che aiutano a risolvere problemi visuo-spaziali complessi, sia a chi gesticola, sia a chi osserva qualcuno che gesticola. La visualizzazione spaziale è l'abilità di ruotare o spostare mentalmente un oggetto in una posizione differente. I controllori del traffico aereo usano la visualizzazione spaziale per tener traccia mentalmente della posizione a tre dimensioni degli aerei in volo, mentre guardano lo schermo a due dimensioni del radar. Un architetto di interni necessita della visualizzazione spaziale per rendersi conto in che modo apparirà un salotto con i mobili messi in posizione diversa, prima ancora di averli spostati davvero. I gesti delle mani sono spontanei e non hanno bisogno di essere insegnati, però possono essere incrementati come frequenza in modo deliberato per migliorare la capacità di visualizzazione spaziale. Da Galileo ad Einstein, da Leonardo a Picasso, le scoperte scientifiche importanti e le grandi opere d'arte sono state ottenute attraverso l'uso di capacità straordinarie di visualizzazione spaziale. In alcuni esperimenti è stato visto che i partecipanti emettevano spontaneamente più gesti con le mani via via che aumentava la difficoltà dei problemi che dovevano risolvere. Non solo, incoraggiando le persone a gesticolare di più, i punteggi di risoluzione dei problemi miglioravano, mentre i punteggi dei soggetti a cui veniva prescritto di stare seduti sulle mani, quindi senza poterle muovere, erano peggiori. I gesti delle mani possono aiutare a migliorare la visualizzazione spaziale perché ti aiutano a tener traccia mentalmente della posizione degli oggetti mentre li giri e li sposti. E questo vale anche per le idee. Siccome usiamo così tanto le mani ogni giorno per manipolare oggetti, i gesti delle mani forniscono al cervello un feedback aggiuntivo, simulando il modo in cui gli oggetti apparirebbero se fossero spostati davvero. La visualizzazione spaziale è importante in molti campi scientifici, come matematica, ingegneria, fisica, ma serve in qualunque compito dove è richiesto l'uso di immagini. Ad esempio, se sei uno studente di fisica, potresti usare le mani per aiutarti a capire meglio i campi di forza invisibili, come i campi elettromagnetici. Oppure, se studi arte, potresti imparare a esprimerti con le mani,
per descrivere il soggetto da dipingere da varie angolazioni, per creare un quadro più vivido o una scultura più realistica. E quando stai parlando a qualcuno, puoi usare le mani per collocare nello spazio ciò di cui stai parlando, anche se sono idee astratte, per evidenziarle meglio. In questo modo, chi ti ascolta sarà portato a capirti di più, perché osservando la posizione delle tue mani, saprà ciò di cui stai parlando in quel momento. Noi italiani abbiamo la fama di esprimerci molto con le mani. E forse sarà anche per questo che siamo dei creativi e riusciamo a trovare sempre una soluzione, sia nelle grandi che nelle piccole cose.